Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo sull'immigrazione, ovvero il governo Meloni, e volevo dirvi e ricordarle che il Partito Democratico in serata ha detto facciamo noi opposizione a Darmanin, quindi al governo francese, e quindi al governo Meloni, e Darmanin si occupi d'altro, che ci pensiamo noi. E anche Conte ha detto spetta solo a noi dire che il governo è incapace, ministri stranieri non interferiscano. Quindi, secondo lei, perché lei è molto critico sempre col governo di Giorgia Meloni, però in questo caso obiettivamente... Allora, il problema non è la nazionalità del ministro, cioè io francamente mi sento europeo, e giudicare, etichettare le critiche a seconda della nazione a cui provengono mi pare davvero un modo di far riprendere vigore ai nazionalismi. Io distingo le persone per le loro idee, non per la loro nazionalità, e trovo perfettamente normale che nell'Unione Europea ci siano delle critiche incrociate, si potranno discutere i toni, ma il problema non è il sangue o la nazionalità di chi fa una critica. Credo che tra l'altro siano polemiche del tutto incomprensibili ai più giovani, che felicemente si sentono europei. Il problema è il merito, ed è curioso perché è una... il fatto che il partito della Meloni sia un partito di estrema destra è un dato di fatto, solo in Italia non si può dire, in tutto il resto d'Europa si dice, ha detto una cosa che tutti dicono, è il re è nudo, è ovvio. Però la cosa singolare è che l'attacco è stato da destra, cioè la critica di un ministro dell'interno francese che manda l'esercito a Ventimiglia è che la Meloni non onora i suoi proclami, non è abbastanza sanguinaria e abbastanza dura con i migranti. Sostanzialmente ha detto che vorrebbe veder seguire i fatti ai proclami contro i migranti della Meloni. E questo è sconcertante, perché, per usare un'espressione di Papa Francesco, tratteggia una bancarotta morale dell'Europa, in cui di fatto un governo di centro, centrodestra come quello di Macron, accusa un governo di estrema destra come il nostro di non essere abbastanza di destra, cioè c'è una rincorsa a destra. Quello che manca è un progetto di Europa che sappia accogliere, e che sappia accogliere con un progetto di società. È naturale che questi governi, avendo smantellato negli ultimi decenni gli stati sociali, magari parleremo poi anche di questo, hanno creato le premesse perché poi l'integrazione non avvenga e la società multiculturale vada in crisi. Ma il problema è che non si fermano i migranti né sbarrando la strada alle navi sotto la Sicilia, né mandando l'esercito a Ventimiglia. Quello che manca è un progetto. In Italia abbiamo, dalla Bossi-Fini, per la verità dalla Turco-Napolitano, approvato una serie di leggi che criminalizzano la migrazione, li abbiamo sospinti nell'illegalità, nella clandestinità, quando invece abbiamo bisogno dei migranti da mille punti di vista. Questo fenomeno va governato. Allora, Francesco Specchia e Sattanino. Francesco Specchia, tu volevi replicare?